difficile dirsi in un anno così tumultuoso, cioè dopo il Covid, la guerra, gli incrementi dei prezzi e tutto quello che ne consegue, il settore agricolo dovrebbe andare nella direzione di confrontarsi con il resto del mondo. Cioè, mi auguro che le scelte politiche che ci sono state e che ci saranno vengano indirizzate a favore delle imprese per potersi confrontare con un mercato internazionale. Certo, creare sicuramente delle dimensioni aziendali, non necessariamente di proprietà, ma di gestione più sostanziose per poter avere investimenti più equamente distribuiti, meno onerosi, cioè spalmati su più ettari, far sì che ci siano costi più bassi per le aziende e redditi un po' più alti, perché gli agricoltori hanno diritto a una vita al pari di tutti gli altri cittadini, senza sacrificarsi in modo eccessivo. Mi sembra che la fotografia sia molto interessante e delinei questo, il futuro, cioè il mondo di chi poi è chiamato a fare le scelte dovrà sicuramente tenerne conto, perché caratterizza dall'indirizzo di dove dobbiamo andare, cioè le scelte economiche e sociali che vengono fuori dicono alla politica le scelte che sono chiamate a fare, sostenere l'impresa e sostenere l'agricoltura, perché non venga trascurata e non diventi una Cenerentola, non d'Italia, dico Cenerentola nei confronti del resto del mondo, perché altrimenti si rischia proprio di fare un'implosione.